grande applauso, fantastica. Eravamo abbastanza preoccupati. Bravo, grazie. Emanuele. Bravo. Grazie, grazie mille. Emanuele, oh bravo, ok, ci siamo. Falconieri attivi, abbiamo rapaci in tutte le parti. C'è sempre Bruna fuori. Questo è un magnifico maschio con questa presenza imponente, quasi più di 2 metri di apertura alare, un maschio dell'Asia, un maschio di Aquila asiatica, un nipalensis anche chiamato, ancora giovane, quindi dovrà ancora crescere un po', muscolarsi, ma come avete fatto caso prima nei rapaci la femmina bruna è ancora fuori, strano, proprio la femmina è ancora fuori. Sarà un caso. Nei rapaci le femmine sono più grandi per 1000 motivi, soprattutto riproduttivi, quindi noi abbiamo una femmina che è quasi il doppio, lui si chiama Cody. Quando lavori con un'abbia devi stare molto attento, molte volte la gente pensa che possiamo essere beccati, ma se arrivi a lavorare con un rapace di queste dimensioni devi essere molto esperto, e se ti preoccupi che lui ti possa beccare vuol dire che ancora non hai capito cosa pensa. Se un'aquila ti becca sulla faccia ti sta dicendo che non ti accetta, che non accetta quello che stai facendo o che vuole dominarti. Quindi maneggiare un'aquila dove la loro forza più grande non è nel becco ma è negli artigli, devi essere sereno, toccare le zampe, eccetera. Quindi sono percorsi molto grandi e molto profondi. Sei forte? Ok. Madonna e Messere, Messer Tiziano, io ringrazio la presidentessa dell'associazione, che se viene qua mi fa piacere, non so dov'è. Io ringrazio tutti voi, ringrazio la stima che avete dimostrato per noi abbiamo fatto un viaggio lunghissimo oggi,